Da parte di Pippao, che hanno, diciamo, confermato la superiorità sui Safa, quella che avete dimostrato nel campionato. Che cosa ne pensi? Come è andata di questi quarti, stiamo giocando bene e ci siamo fatti subire delle azioni di partenza per errori subito difensivi, se spero dunque al caldo, perché stanno cadendo molto più spesso. Una dedica per quel gran gol. La mia ragazza. Imbarazzo tale. Fatta apposta. Fatta apposta. Siamo preparata questa. Posso vedere gli occhiali che mi lascia dal suo ragazzo? Ah, I'm blue, I'm a teen, I'm a guy, I'm a teen, I'm a guy, I'm a teen, I'm a guy.
Capitano dei Bilbao, avete vinto ancora contro gli Assafa del vostro amico Enrico De Matteo. E cosa ne pensi? Vabbè, è sempre più divertente forse giocare con gli amici e vinto. Ancora più divertente vincere contro di loro. È stata una bella partita, però al di là dell'amicizia in campo una cosa è bisogna vincere e fuori si è tutti amici. Per esperienza vi posso dire che la partita non è finita, perché diciamo, hanno grandi attaccanti come Sica e Stingo che ci credono fino all'ultimo e diciamo non sarà facile portare a termine questa qualificazione. Cosa ne pensi? Vabbè, sì, Sica e Stingo sono due grandi attaccanti, però i Pippa hanno anche tre grandi difensori, De Blasi, Catalano e Mattiello, quindi forti contro forti. E vedrà chi tra di loro si vedrà chi sarà più forte. Vediamo, mette la partita, non è in bocca al lupo.